Gentili telespettatori, buona giornata e benvenuti a questo video di Tele Italia. Un'accoglienza calorosa e straordinaria oggi in piazza a Cava dei Tirreni a Salerno, che è una tappa del suo tour elettorale in vista delle elezioni regionali che si terranno il 20 di settembre e il 21, il lunedì 21, in 6 regioni. Per l'elezione del presidente della regione, poi c'è anche la Val d'Aosta, dove però non si elegge per il momento il governatore. Quindi, nel suo tour elettorale, il leader della Lega commenta la piazza che lo accoglie nel centro cittadino del Salernitano. Ovviamente, durante il comizio del capitano, come sempre, arrivano dei contestatori, sempre agitati, che gridano, sbraitano, sventolano bandiere rosse. Cantano Bella Ciao, in alcune occasioni gli hanno staccato la spina del microfono. Abbiamo visto anche lanci, non in questa occasione, ma in altre, lanci di sedie, tavolini, bottiglie, sassi contro la polizia. E quindi diciamo che intorno al leader della Lega sempre arrivano questi gruppi di estrema sinistra che non credo che interessi in realtà Salvini, ma interessi solo far casino e confusione, e hanno trovato in lui la motivazione per creare queste confusioni, come era quando c'era la TAV, no TAV, quindi molti arrivavano in Val di Susa solo per far casino e attaccare la polizia, ma poi di TAV o non TAV non sapevano neanche probabilmente che cosa significasse. Quindi durante quest'ultimo comizio del capitano viene contestato, come dicevamo, da un altro gruppo di persone che lanciano sedie e bottiglie, come visto in un video. Gesti, gestacci contro la polizia da parte di una signora. Diciamo che guardando quel video si capisce che queste persone attaccano la polizia perché vedono, come tanti di sinistra vedono, di estrema sinistra vedono nella polizia un nemico non si capisce bene, ma forse non lo sanno neanche loro. Devono avere un nemico perché per creare questo senso di appartenenza dentro la sinistra estrema ci vuole un qualcosa che li tenga uniti, quindi devono trovare un nemico da combattere, sennò tutto il castello di carta viene giù. E chi protesta in questo modo, in maniera violenta, definisce dei contestatori di sinistra e criminali, dice quattro criminali e scrive, post scriptum, i contestatori di sinistra lanciano bottiglie e sedie contro cittadini e poliziotti. Questa non è politica, questi sono quattro criminali. Su Facebook poi Salvini sottolinea un abbraccio da Cava dei Tirreni Salerno e un bacione a chi vuole male. Avanti tutta, amici. Intanto c'è anche una botta e risposta tra lui e la Lamorgese perché Salvini dice la Lamorgese, il senatore Salvini ha davvero superato ogni limite consentito dimostrando uno scarso rispetto per le istituzioni e per questa amministrazione di cui è stato ministro e quanto ha detto la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese durante un'intervista al TG1 in risposta all'attacco di Matteo Salvini che l'aveva definita una criminale. In realtà Matteo Salvini ha fatto un post dove c'era la Bellanova e la Lamorgese chiedendo con domanda sono più complici o criminali? Quindi in realtà non è che ha definito la Lamorgese criminale, ha posto un quesito, sono complici o criminali? Quindi non è propriamente che Salvini ha dato della criminale alla Lamorgese, quindi bisogna dire le cose come stanno. Poi come stiamo affrontando l'emergenza sbarchi? Dice, abbiamo pensato alla sicurezza dei cittadini siciliani perché gli arrivi sono stati numerosi a luglio, in agosto un po' di meno, soprattutto dalla Tunisia. Abbiamo preso tutte le precauzioni, prima tutti i test sierologici, oggi i tamponi a tutti coloro che arrivano. Avete capito cosa dice la Lamorgese? Che è tutto sotto controllo, che lei sta facendo tutto, che stanno pensando alla sicurezza dei cittadini siciliani, ma questa la realtà è una realtà che lei immagina perché effettivamente i centri di accoglienza, questi hotspot, sono pieni per 10 volte la loro capienza, guarda Lampedusa. Capienza 98 sono più di 1000, 1000 ammassati senza distanziamento di sicurezza, si contagiano tra di loro perché non ci sono le condizioni minime di igiene sanitarie e di distanziamento. Quindi il governatore
ha chiuso questi hotspot, si sta scontrando col governo, con le prefetture che non vogliono eseguire gli ordini della regione, e la Lamorgese dice: stiamo affrontando l'emergenza sbarchi pensando alla sicurezza dei cittadini. Invece non è vero. Li stanno affrontando o non affrontando questa emergenza con superficialità, pressapochismo, facendo passare le cose così come sono, no? Senza nessuna direttiva atta a evitare questo modo di gestire l'immigrazione clandestina. E poi dice: se gli sbarchi aumentano e se c'è un governo che sta trasformando la Sicilia nel campo profughi d'Europa, è colpa di Salvini, dice appunto il capo della Lega. Qui abbiamo un ministro incapace, dice Salvini a Stasera Italia su Rete 4. Io posso stare simpatico o antipatico, ma da ministro ho azzerato gli sbarchi e chiuso i porti. Mentre chi sta al governo ora fa arrivare cani e porci e la colpa sarebbe mia. L'immigrazione illegale è calata per il virus in Francia, in Spagna e Malta. Solo in Italia c'è un governo complice dei trafficanti di esseri umani, dice il segretario, concludendo, segretario della Lega. Mentre appunto Salvini viene poi a Benevento, si presenta, fa la sua manifestazione a Benevento dove c'è il sindaco Mastella che gli dà anche una multa di 600 euro a lui e stanno cercando di individuare, sapete com'è la Digos, la polizia che si occupa dei reati di politica, stanno cercando di individuare tutte le persone che erano intorno a lui per dargli questa multa di 600 euro. Perché? Perché hanno fatto selfie, hanno fatto assembramento senza mascherina e il sindaco di Benevento Clemente Mastella, persona già nota in passato perché è politico a Roma, ex ministro anche, a Benevento erano state date delle indicazioni per fare le manifestazioni che non sono state, secondo Mastella, rispettate. Dice: non c'è stato alcun rispetto dell'obbligo della mascherina e delle ordinanze regionali e comunali in Campania. E quindi c'è stato assembramento, in questi assembramenti non sono state messe le mascherine e non è stata fatta la distanza sociale. Quindi il primo cittadino dà dell'irresponsabile a Matteo Salvini, gli dà una multa da 600 euro e sta cercando anche gli altri che erano intorno a lui, proprio dai video e dalle fotografie che ci sono sui social. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita, siamo anche in Facebook nella pagina Tele Italia. Grazie e buon proseguimento di giornata. Arrivederci.